Siamo rientrati e per fortuna sono arrivati adesso i nostri nuovi ospiti. In questo preciso istante è arrivata Eleonora, Marcella, che se ne andrà in giro per tutto il nord Italia, anzi il centro Italia, forse anche il ciao, nord Massi. Però un po'. Ciao Eleonora, e abbiamo un ospite. Abbiamo chi? No, sì. Chi? No, sì, oggi c'è. Abbiamo un ospite. Chi? Vi ecco presento l'ospite. Eleonora ecco De Liberi. Ecco qua. È una mia autrice, non ha ancora pubblicato nessun libro, ma vi parliamo proprio di questo, ovvero dell'anteprima del suo libro. Del libro che sarà pubblicato. A giorni. Nel libro che è ancora lì, insomma, nel limbo che ancora deve, insomma, venire abbiamo fuori con un figlio. Abbiamo la bozza in redazione. Ah, quindi. Wow. Allora, come si chiama? Il buio aveva i miei occhi. Sì. Questo è il titolo, la bozza. Sì. La vera bozza. Ciao Ele, benvenuta. Ciao, grazie. Allora, sei emozionata? Un po'. Dai, stai tranquilla, hai visto? Massi non è così brutto come ti dicevo. No, sì, no, poi no. Hai visto, vi prendo subito dentro, vi faccio, insomma, entrare a caldo immediatamente. E c'è anche Federica che c'è ma nostra, non si vede o non c'è si la nostra, sente. Federica che scatta, lei scatta. Scatti di Federica. Allora, come stai, caro Massi, innanzitutto? Bene, benissimo, grazie. Vi stavo aspettando e niente, sono contento di avervi qui. Il buio aveva i miei occhi e Eleonora Marcella se ne andare in giro un po' per tutti. Che cosa hai fatto questi giorni? Eleonora Marcella, questi giorni... Oltre a laurearti e a compiere gli anni. Ma quella è roba vecchia o no? Vabbè, dai, diciamolo. Eleonora Marcella è stata 8-9 giorni in vacanza con la Soggi Crust d'Africa. Abbiamo visitato 5 città italiane, tra cui Pisa, Firenze, Bologna, Verona, Padova, in cui Africa ho conosciuto tantissimi amici a quattro zampe, a due gambe. Abbiamo conosciuto autori, lettori. Quindi tu hai visitato le biblioteche? No, le ma librerie? Non te fanno entrare con il cane. Le librerie sì, le biblioteche un po' meno. Vabbè, le librerie. Le librerie in generale sì, le abbiamo visitate, soprattutto a Verona. Sono stata con il caro buon Vittorio Piccirillo, che ti ho anche portato in redazione un po' di tempo fa. Come no? Salutiamo siamo stati Vittorio, in giro, se sicuramente ci sta sentendo a voglia. Quindi siamo stati in giro, abbiamo un po' visitato librerie, libri, parlato dei nuovi progetti. E quindi eccomi qui per un'altra settimana a Roma e poi con una scenderò nuova autrice, in Salento. Con una nuova autrice. Sì, oggi vi parlo di Eleonora, che è un po' timidina. Quindi ti devo confessare questo aspetto. E timidina, tra l'altro, siamo in una delle sue prime volte, quindi con un grande pubblico che c'è, ma non si può sentire o vedere. Esatto. E quindi siamo in anteprima per parlarvi del suo libro, che uscirà praticamente quando, Ele? A giorni? È questione di giorni, sì. Allora, vai. Te la introduco o vuoi iniziare con la tua battaglia di domande? No, vai tu. Ok, se no la metto in soggezione. Oggi vi parlo di. Questa domanda va bene, dai. Solo qualcuna, però, Massi, non esagerà. Allora, oggi vi parlo di Eleonora De Liberi. Ha pubblicato a giorni il libro Il buio aveva i suoi occhi. Allora, Massi, è una storia abbastanza dedicata. Questo perché, quindi smorziamo un po' i toni, o meglio, cambiamoli. Questo perché la storia è di tipo biografica. Quindi nomi sono un po' cambiati. Non saprei più che altro per l'ambientazione, se Ele mi conferma che è la Sardegna. Sì, ok. Sardegna. I nomi sono un po' cambiati, sì, ma in realtà le azioni rimangono quelle. Vi parlo di una storia. Si potrebbe dire tratto da una storia vera. Sì, è tratto da una storia vera. Eleonora lo può confermare. Confermiamo. Sì, confermiamo. E diciamo che abbiamo diversi protagonisti, tra cui la protagonista principale è una donna che purtroppo dall'inizio di un complimento si ritroverà catapultata in una brutta realtà. Una realtà che purtroppo viene rappresentata troppo spesso nei nostri telegiornali. Quindi ti sto parlando di vera, violenza. Sì. Ti parlo di violenza iniziata con un amore che attraversa poi una gelosia troppo forte, che probabilmente Ele potrà descriverci meglio, per arrivare poi ad una forma di soluzione che è quella del teatro terapia, che tra l'altro io vorrei anche parlare di questo anche con Eleonora. Quindi la routine delle domande è come nasce il libro, ma tu, diciamo, puoi anche tenerti larga in vista del fatto che comunque il tuo libro deve ancora uscire. Mm-hmm. Quindi puoi dirci tutto quello che vuoi. Va bene. Quasi tutto. Quasi tutto, ok. Niente, il libro nasce così dal niente, nel senso che voglia di riscatto, voglia di riemergere, insomma, un po' da una bruttissima realtà. E niente, inizio a scrivere, non sapevo neanche dove mi avrebbe portato il tutto, non sapevo se sarei arrivata a pubblicare la cosa, perché ho iniziato così, insomma, un po'
un po' confuso, un po' iniziato a scrivere poche cose, poi magari mi bloccavo, riprendevo a scrivere. Quindi non sapevo in effetti poi quale sarebbe stata in effetti la fine, insomma, del tutto. I protagonisti? I protagonisti sono? Allora, la protagonista principale sono io, lo dico apertamente, e gli altri personaggi principali sono, i nomi sono, non sono reali, però la storia è reale. Rimane intatta, quindi esatto. La storia, ma cambiamo giusto esatto. Come nominarli. Lui Perfetto. È Franco, se non sì, erro, Franco, nel, sì, libro. Nel libro. Quindi Eleonora però rimane Eleonora. Eleonora rimane Eleonora. Come mai questo aspetto, diciamo così? Dovevo riuscire a vincere. È stato per me un riscatto grandissimo, scusate. No, è la prima volta che le parlo in pubblico, quindi caro Massi, gli stiamo facendo il battesimo. Sì, speriamo, insomma, va bene, l'importante è che sia, cioè voglio dire, non come, voglio dire, anche qui tu ti sei emozionata e mi emoziono anch'io, no, da questo punto di vista, nel senso che poi dopo ci sarà una grande attesa anche nel pubblicare questo libro. Stiamo curando il libro. Ci sarà anche un po' di timore, sì, no? Sì, perché volta. Comunque ci sei tu. Tu sei tu. Quindi la soluzione più che altro di questo grande dramma che è della nostra società, quindi della violenza che viene purtroppo ancora eseguita verso le donne, Eleonora trova la soluzione con il teatro-terapia. Io sì. Vorrei sapere cos'è esattamente e come è iniziato. Allora, il teatro-terapia è una diciamo, un lavoro di gruppo che viene fatto all'interno di situazioni protette. Sono lavori alla fine personali, e da lì inizi a fare un lavoro su te stesso, inizi a buttare fuori la vita, insomma, che tieni all'interno dei cassetti, come si suol dire, a buttare fuori i fantasmi, insomma, e scheletri, esatto. E niente, quindi è iniziato anche lì per caso, perché io dopo tanto mi avevano consigliato di andare a parlare con dei counselor, che non sono esattamente degli psicologi, però a parer mio molto 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 di più. Sono persone che appunto aiutano la persona a riemergere. Non danno consigli, non cercano di trovarti le soluzioni per la vita, però ti portano a tirar fuori comunque sia il meglio di te alla fine. E il teatro ti è sempre interessato oppure? Il teatro sì, io prima di iniziare teatroterapia avevo fatto un po' di teatro normale, però probabilmente ancora non ero pronta, avevo bisogno di tirar fuori molto di più. E attraverso la teatroterapia sono riuscita, ho trovato persone molto 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 serie, molto mi hanno comunque aiutato, molto calorose, che comunque mi hanno aiutato a riemergere, ecco. Quindi lo consigli come sì, soluzione? Lo consiglio comunque a prescindere da situazioni del genere, perché comunque aiuta molto a vedere se stesso anche attraverso gli occhi degli altri, ecco. Nel senso che all'interno di lavori di gruppo vedi te stessa, nel senso che è vero che non siamo, che siamo lo specchio dell'altro, non è una parola, comunque un detto di fatto, cioè non è un detto così tanto per dire, ma è veramente così, ecco. Per cui io sono stata, cioè sono rinata con la teatroterapia e un po' da lì ha iniziato a riprendere la mia vita in maniera completamente diversa. Vedi, sì. Massi, questa sì. È la questa che ovviamente chi ci ascolta non può vedere, ma che vedremo attraverso le foto di Federica, è la copertina che è stata realizzata per il libro appositamente di Eleonora. Quindi ci dici come si chiama l'artista che l'ha realizzato? Ah, l'artista che l'ha realizzata è una mia carissima amica, si chiama Loredana. E grazie a lei che io ho fatto questa copertina, perché parlando con lei proprio all'inizio, agli esordi del libro, ancora non sapevo, ripeto, di che morte doveva morire. Parlando così, ma che titolo le darai? Mi chiedeva, dicevo, non lo so. Quindi abbiamo iniziato un po' a buttare giù determinate cose. Alla fine lei mi ha detto: io ho una soluzione, mi ha detto, sempre che a te vada. E praticamente lei mi aveva fatto tempo prima una foto bellissima, un primo piano,
e mi ha detto: io vedrei nella copertina questa foto, mi ha detto, rifatta. Poi lei comunque è un'artista, per cui l'ha proprio realizzata in maniera splendida. E da lì è nata la copertina, e in quel caso quindi è venuto fuori anche il titolo. Devi sapere, caro Massi, sì, che io questo libro lo sento abbastanza un po' mio, no? E questo avviene sempre da qualche anno, visto che lavoro con gli autori emergenti, in particolar modo con Eleonora. Ma no, assolutamente, però ha realizzato un lavoro micidiale, visto che comunque la storia comunque è molto personale e biografica, quindi non è esattamente facile poi farlo, no? Quindi Maria Giovanna le ha corretto tutto il testo, poi il nostro collaboratore ha realizzato l'ebook, tra qualche giorno verrà messo comunque nel commercio, quindi nel mercato, ed è per questo che lo sento un po' mio. Tra l'altro, oggi ve ne parlo qui in radio, a fine gennaio, inizio febbraio, Eleonora esordisce comunque nel mondo editoriale ufficialmente attraverso una presentazione che le organizzerò ovviamente qui a Roma, quindi perfetto, nella città eterna. Esatto, al centro di tutto. Senti, io ho qualche domanda, io direi di iniziare a farti qualche domanda. Quanto tempo ci hai messo per scrivere questo libro? Quasi 4 anni. Quattro ho anni. Iniziato, sì, ripeto, circa quasi 4 anni fa, è il periodo in cui sono andata a vivere da sola. E ho iniziato proprio a buttar giù tanto, proprio tanto, quindi è stata anche una bellissima terapia, veramente scrivere. Quindi ogni pagina, ogni frase è molto pensata. Sì, 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 è stata pensata, ripensata, buttata, cioè cancellata, riscritta, anche perché, ripeto, essendo proprio alle prime, come prima esperienza, quindi non avevo proprio idea di come si potesse comunque realizzare un libro, quindi mi avevano consigliato, dice, tu inizi a buttar giù tutto quello che senti, tutto quello che ti viene in mente, e poi piano piano arriverà il tutto. E così in effetti è stato. E quante pagine sono questo libro? Sono quasi una settantina. Vabbè, quindi non veramente, insomma, una storia breve, diciamo, sì, così, sì, come romanzo. Se, sì, breve ma intensa, come, sì, come direbbe denso. Qualcuno. Sì, molto molto denso, esatto, direi. Come l'hai trovata la scrittura di Eleonora? Io come ho trovato la scrittura, sì, di Eleonora? Ho trovato una scrittura molto fluida, devo dire la verità. Ovviamente è sempre così ricca di sentimenti e emozioni, per cui è sempre delicato fare un libro, lavorare su un libro del genere. Tra l'altro, io vorrei che Eleonora ci dicesse, se possibile, in poche parole, il tuo libro. Mm-hmm. Allora, niente, il mio libro parla in effetti della mia vita, da un amore malato, nasce da un amore malato, che ovviamente non riconosci immediatamente, non ho riconosciuto neanche alla fine, nel senso che io, per fortuna, rispetto ad altre donne, sono riuscita comunque a salvarmi. E diciamo che ho preso atto di tutta la situazione, non subito, ma dopo comunque c'è stato comunque un processo. Ah, questo è interessante, ma se lui è stato condannato, mi confermi, Ele? Sì, 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 confermo. Ma che tipologia di condanna gli è stata data? Ho avuto una condanna molto breve, un anno e mezzo di reclusione. E poi spero che sia tutto finito comunque. Poi sì, dopo. Sì, sì, è finito dal momento in cui ho fatto la denuncia, non l'ho più sentito, però il problema è che io personalmente ho preso atto di tutto alla fine del processo, nel senso che, sai, ti senti dire è finito tutto, adesso devi smettere, non ci devi più pensare, e invece io comunque mi rendevo conto. È lì che comincia, sì, vero e proprio. Tra l'altro, esatto, un anno e mezzo è pochissimo per una persona che... Aspetta, però, un anno e mezzo di reclusione, però circa 6 anni di processo alla fine. Sempre poco è. Sempre poco, hai ragione. Sempre poco sempre è. Sempre poco è. Allora, compila la frase invece, leggi il mio libro perché... Leggi il mio libro perché vorrei poter essere utile ad altre donne, comunque a persone che si trovano in grossa difficoltà di qualsiasi genere, per far capire che comunque sia con la forza, cioè la forza in se stessi c'è, esiste, dobbiamo soltanto trovarla noi. Senti, ma adesso hai voglia di scrivere un altro libro, magari meno... Ma mi piacerebbe, un po' ci sto pensando, la verità. Un libro di fantasia, un libro, insomma... No, fantasia no. Mi piace stare sulla realtà, mi piace, non amo le cose di fantasia, le cose inventate. Vedi, ti porto sempre autori fantasy, oggi che non ho un autore fantasy, che richiede la fantasia. No, non nel senso fantasy, ma insomma un libro che magari... Non necessariamente che ricava, non necessariamente che insomma ancorata alla realtà. Non mi piace poter scrivere qualcosa che non, oltretutto non mi appartiene,
e anche dovendo scrivere qualcosa di altre persone, comunque mi piace qualcosa di reale, che comunque è vissuto, tanto che amo leggere comunque anche questo genere di libri. Senti, ma come ti sei trovata poi nel dover gestire quelle che sono le parti dialogiche del libro, cioè i parlati? Non è stato semplice, non è stato semplice, perché comunque ho comunque sempre avuto grosse difficoltà io a comunicare me stessa, diciamo. Quindi per me già anche star qui, per me è un grosso traguardo, insomma. E per me è un onore. E niente, quindi non è stato semplice, però felice di averlo fatto, ecco, nel senso che tornando indietro lo rifarei mille altre volte. Una domanda: qual è l'idea che ti sei fatta dell'editoria d'oggi? Allora, la verità non lo so ancora, perché sto valutando, nel senso che mi sono resa conto che per quel poco che leggo su internet, molti editori cercano un po' di marciare sopra, soprattutto verso persone comunque inesperte come posso essere io. Il fatto che magari vai a chiedere preventivi e subito pretendono che tu acquisti 25.000 copie, di cui non sai che fartene, perché ovviamente sì, ne posso vendere 10, 20, ma 25.000 copie, insomma, a meno che non conosca il mondo. Per cui questa cosa un po' mi ha depistato, la verità, un po' mi ha destabilizzato più che altro. Però sono fiduciosa anche in quello, nel senso che spero di poter trovare un editore che crede in me e che comunque riesca a portarmi avanti con il mio libro. Ecco. E quello è quello che ci auguriamo un po' tutti, o soprattutto anche in vista del fatto che ti presenterò a Roma, ci tengo in maniera particolare. Senti, ma adesso una domanda a Eleonora, Marcella: ma è più facile o più difficile promuovere e gestire un libro di questo tipo? Parababam. Bella domanda. Parababam. Odio non preparare le domande. Lo sai? No, sto scherzando. Allora, ogni libro ha le sue difficoltà. È chiaro che un libro così, dal punto di vista proprio perché è biografico, ha delle difficoltà non doppie, ma triple. Triple soprattutto perché l'autore è coinvolto, sì, esattamente come tutti gli altri all'interno della storia, ma è coinvolto 10 volte in più, perché è la sua di storia, non l'ha semplicemente creata. Avendola vissuta è tutta un'altra questione. Ovviamente anche dal punto di vista della promozione, sarà fatta una tipologia di promozione ad hoc sul libro di Eleonora, sì. Nel senso che ovviamente sì, ne parleremo in radio, sì, ne parleremo negli articoli, ma sì, soprattutto nel momento in cui andremo a organizzare una presentazione del suo libro a Roma, saranno comunque invitate le associazioni o chi di dovere o chi può comunque intervenire e dare un contributo. Ti faccio un esempio: un libro fantasy può mandare un messaggio del tipo i valori dell'amicizia, l'amore, qualsiasi altra cosa. Un libro storico ci può ricordare quelli che sono stati i fatti storici. Un libro del genere può solo lanciare un messaggio, ovvero quello di avere forza. Ed è, come dire, un messaggio che può arrivare a chiunque in diversi metodi, anche attraverso vari media, ma soprattutto è un discorso che va a toccare sia la donna che l'uomo, perché comunque la violenza, sì, non ne parliamo tantissime volte, che l'uomo verso la donna, però ci sono anche casi contrari, esatto. No? Cioè che sì, la donna, sì, che si trasforma in una bestia contro l'uomo, per cui il messaggio che vuole mandare Eleonora è importante. Io cercherò di veicolarlo nel miglior modo possibile, soprattutto impegnandomi anche con la mia collaboratrice Federica a portare delle associazioni che possono contribuire in questo tema, ed è molto importante, ovviamente. Sì, sì. Poi se riusciremo a raccogliere più testimonianze e più persone o più donne uniamo che condividono gli stessi sentimenti, beh, quello sarebbe comunque bellissimo. Beh, sarebbe bello. La mia idea sarebbe anche di poter portare uomini, non solo donne, perché comunque al giorno d'oggi io dico anche questo, che è difficile che un uomo possa riconoscere il suo amore malato nei confronti di una donna, nel senso che generalmente l'uomo non ammette quello che ha fatto, per mia esperienza, sminuisce proprio completamente quello che lui fa. E nel senso che non dà valore alle brutte parole, non dà valore al fatto che ti metta le mani addosso, viene proprio sminuito questo. Per cui secondo me sarebbe bello, e la mia idea, io in Sardegna avevo aperto un'associazione per donne maltrattate, che vabbè non è andata avanti, anche perché poi tra una cosa e l'altra mi sono trasferita a Roma e quant'altro.
La mia idea era appunto quella di poter portare uomini che innanzitutto da anche ragazzi, poter fare anche della pubblicità anche nelle scuole, proprio per perché i ragazzi vanno educati, cioè dal principio, dai primi anni va educato, secondo me, l'uomo che sia la donna al gesto della bontà, alla carezza, alla delicatezza in generale, cosa che non siamo più abituati purtroppo. Assolutamente, sono d'accordo, assolutamente. Vorrei fare l'ultima domanda ad Eleonora per concludere quello che è il suo intervento. Perché in realtà te ne dovrei fare un paio, ma quale messaggio vuoi inviare a chi legge il tuo libro? Ma innanzitutto spero non... Allora, quello che io non vorrei è l'essere giudicata ancora una vittima o la poverina che ha vissuto queste cose, ma vorrei più che altro far vedere la... vorrei dare come messaggio il fatto della forza, la forza che comunque ognuno di noi ha. Di conseguenza possiamo aggiungere che il libro di Eleonora uscirà tra pochissimo, quindi in realtà cercandolo nel web tra qualche giorno già potrebbe uscirvi qualche rispostina. Poi Eleonora è comunque disponibile su Facebook con Eleonora Deliperi e tra pochissimo sarà pronta anche la sua pagina Facebook, quindi la pagina autore vera e propria. So che Eleonora si sta già organizzando per quanto riguarda l'immissione nel mercato del libro, quindi dell'ebook e prossimamente del cartaceo, quindi non vi rimane che cercare Il buio aveva i miei occhi di Eleonora Deliperi nel web e ovviamente ancor meglio su Facebook, perché la trovate subito, quindi per qualsiasi contatto potete sentirvi con lei, oppure keep in touch sul blog di Eleonora Marzella, perché vi presenteremo Eleonora dal vivo a Roma durante una presentazione a fine gennaio, inizio febbraio. Quindi io ringrazio Eleonora. Grazie a te. Ringrazio Massi per l'ospitalità. Soprattutto ringrazio chi ci ha ascoltato e spero che il messaggio possa arrivare a più persone possibili oggi, ma soprattutto anche con il tempo. Perfetto, allora direi andiamo in pausa musicale.